Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati su The Last of Us, un altro video per la nostra avventura con la nostra Abby la bestia. Quindi stiamo usando lei, siamo a Seattle il giorno 2, ragazzi, dobbiamo fare altri giorni. Io ho paura di quanto sia ancora lungo questo titolo, veramente. Quindi ascoltiamo, ma sembra che la strada sia libera, c'è l'erba alta però, quindi di qua no. Quindi stiamo tornando per salvare Yara e Lev. Ora capiamo dove passare di là, forse, guardate. Dobbiamo, da là ci siamo venuti ieri notte. Quindi bisogna capire come si torna indietro. Probabilmente il gioco ci darà il suggerimento se non ce la facciamo, cosa che molto probabilmente succederà. Mi dispiace per questi tempi morti che hanno purtroppo caratterizzato buona parte della nostra run. Ecco qui, forse si passa di qua. Allora, lei gli aveva detto domani, non importa che condizione lei sia. Merda. Ragazzo, ci siete ancora? Non ti avvicinare! Sono io. Scusa. Come sta? Ti muovo il braccio. Appoggiati. Dove la porta? Andiamo. Che vuoi fare? Voglio provare a salvarla. Sveglia! Sono qui! Sono Yen. Mi servono tutte le medicine che hai. Mettilo giù! Mettilo giù! Calmati! Può abbassare! Che cazzo! Alice! Leva, abbassa l'arco. È ok. Abby, chi sono questi? Mi hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Lei è Yara. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro. Sdraiala. Lo senti? Yara. No. Pensavo di lavarlo e di ricomporlo. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che va amputato. È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Ma ora la teoria conta poco. Abbiamo coltelli.
E fuoco? Puoi cauterizzare? Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale. Impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi lupi? Può resistere 2 ore? Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio. Quei ponti sono pieni di iene. Sì, ma girano solo in piccoli gruppi. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Lev. Che lei possa che guidare. Lei ti protegga. Abby. Abby. Ehi. Cosa? Mi hai preso le chiavi. Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Lei è appena arrivata. Ok. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quella. Ma a me sì. Quale? Sai quello che fai, spero. I tuoi amici sono lupi. Sì. La fortuna che c'era me. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Merda. E lui come si chiama? L'uomo. Owen. Abby. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro. Il percorso parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide. Sì. Tutte? Sì. Un paio d'ore. Non sto mettendo. Ok. Allora, aspettate che guardiamo un attimo in giro. È tutto al massimo, eh. Qui ci sono solamente eccolo. È il palazzo dove stiamo andando. Ok, lo vedo. Dovrà operare con quello che riesce a trovare da lui. E sarebbe un bello. Se recuperiamo le scritte, sì. Buone possibilità. Entrare in acqua. Le rapide sono troppo forti. Sai nuotare, vero? Sì. Ma io non so nuotare. Qui c'è una porta, ragazzi, l'ho visto all'ultimo, è chiusa.
guardiamoci sempre attorno, perché ecco qui, qui c'erano delle pastiglie per le nostre abilità. Volevamo lasciare indietro tutto forse? Certo che no, ragazzi. Ecco qua. Guardate là. Vediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Serafiti. Non lo so. Ne sei pronto? Serafiti. Iene l'ho fatto. Ma loro ci stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. C'è da capire come mai tutti gli danno la caccia. Allora, strumenti per amputazione, ragazzi. Il nuovo... Questa è la lista che dobbiamo trovare. Speriamo di che riprenda tutti in automatico una volta che arriviamo con qualche filmato o quant'altro. Abbiamo la possibilità di creare munizioni per la pistola. Oramai riprendiamo a caso le abilità, ho preso bene o male quelle che mi interessavano. Quindi ecco qui, abbiamo una nuova formula, le munizioni per, però non le abbiamo, non abbiamo niente, quindi cioè nel senso non abbiamo i materiali per creare. Fedra 06 drone. Penso che possiamo solo salire, infatti Lev c'è, ci sta mostrando. Ok, non c'è nessuno nell'area. Diamoci sempre lo scavaging, ragazzi. Ottimo. Quindi non mi sarei mai aspettato, signore, qui un altro documento, che avessimo dovuto giocare un pezzo così lungo con la nostra Abby. Chiunque legga questo messaggio, non mi importa chi, non mi importa se lupo, Serafita o come Beep vorrà farsi chiamare, mi salvi per favore. Farò qualsiasi cosa per sfregiarmi la faccia, sperare che qualche Beep della Fedra, non mi importa un Beep, di morire voglio morire, qui per favore mi troveranno, mi faranno a pezzi. Ok, non possiamo girarlo, quindi abbiamo trovato un altro documento. Non ci sono inferriate alle finestre, quindi non credo che si possa uscire fuori da queste finestre. Questa qua. Sì. Attento ai vetri. Allora si può andare di qua oppure possiamo andare, ragazzi, a vedere l'ultimo piano, perché c'erano delle scale che salivano ancora. Ah, che però sono bloccate. Quindi giustamente sì, ragazzi, si esce di qua. Allora, giù non è il caso di scendere. Guardate, siamo alle spalle della porta. Possiamo creare qualcosa. Possiamo creare altri coltelli. Ok, ne abbiamo creati 6. Quei coltellini stiamo messi a posto per ammazzare i clicker o quelli piazzati dalle iene che hanno in mano i martelloni. Allora, signori, c'è un bel salto da fare qua, eh. Poi come torniamo indietro però? Tutto ok? Sto bene. Sicura? Sto bene, ho detto.
per un attimo ho visto che lei possa guidarvi, gli hanno fatti Morales. Beh, in effetti il fatto che lei abbia paura dell'altezza non è massimo passare in queste zone. Vai. Stai attento che si poteva aprire anche senza romperla. Ma che novità che dobbiamo procedere a zigzag. Cioè, tutto il gioco che stiamo semplicemente procedendo a zigzag. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era per me. È la regola. E l'ho infranto. Gesù. Documento. Perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. In effetti. Allora, ho aspettato che finissero di parlare. La ragazza della porta accanto, siamo Sam e James, viviamo al 302, non pensavamo ci fosse ancora qualcuno. Non siamo cattivi, giuro, ti abbiamo lasciato una cosina calda di forno, Sam. Grazie per la focaccia. Mia madre mi ha detto di darvi questa bottiglia di vodka, spero sia buona. Ma perché non siete saliti sull'autobus con gli altri? Mi chiamo Giulia, mia madre Heidi. Giulia? Si firmavano. Dove hai preso questa vodka? Da sbaglio, siamo rimasti perché abbiamo sentito delle storie inquietanti sugli alloggi temporanei. Gente allo sbaraglio, furti, aggressioni indiscriminate. Preferiamo correre il rischio qui. Fateci sapere se da tua madre serve qualcosa, Sam. Grazie ancora, andrò in cerca di altro preparato per focaccia, è stata una rivelazione, grazie dell'offerta d'aiuto, ne avrei molto bisogno. Ora devo uscire a cercare provviste, tornerò più tardi, bussate senza problemi. Le iene hanno visto James che cucinava sul tetto, gli hanno sparato, ne ho uccisi due, l'altro si è salvato. Lascio la porta aperta e qualche provvista in cassaforte, la combinazione è il numero del nostro appartamento seguito da quello del vostro. Prendete tutto e scappate, Sam. Non posso lasciare mia madre, barricherò la porta sperando che basti. Non ho preso nulla dal cassaforte, una pessima mira. Se dovessero entrare, proveremo ad alzare le mani, Giulia. Sono morti tutti. Allora, siamo quelli del 302. Quindi, nostro appartamento più il loro appartamento. Giulia, madre, casa di Richard. Ok, quindi sarà questo. Allora potrebbe essere 302 e 303, però cassaforte l'abbiamo trovata, è nostra ingerenza aprirla ora. Mazza da baseball non ci interessa come arma, abbiamo il martellone modificato. Allora, 302, questo dovrebbe essere la casa di Giulia, 304. Quindi proviamo 302, 304, cosa dite? Se no c'è il 301. Allora, facciamo 30, 30, dobbiamo fare 23, e 04. Proviamo così. Sì! Sì. Bello questo enigma, mi è piaciuto. Allora, esplosivi,
colpire il fucile è massimo. Ok, provvediamo a craftare la bomba tubo. Perfetto. Allora, abbiamo preso tutto da questo appartamento, il 304, che è quello di Giulia, è inaccessibile, come vedete. Questo è quello di Richard, è inaccessibile. Allora, giù non possiamo andare, continuiamo a salire. Ci perdiamo anche tempo in queste cose, però mi piacciono come le hanno gestite, veramente l'enigma. Peccato che non apriremo tutte le casseforti, perché una l'abbiamo persa, ragazzi, che era proprio là, in quella zona là indietro. Però abbiamo trovato tutti i manuali. Come prima blind run io non mi lamento assolutamente di quello che siamo riusciti a fare fino ad adesso. Allora, di qua, di lì, vediamo cosa c'è, poi dovremo lasciarci cadere molto probabilmente lì. Ok, rottami. Perfetto. Aspettavo questo. Fucile. I shambler sono molto più comuni. Però ragazzi, dovevamo spaccare il vetro proprio per entrare. Proiettili per una qualche arma. Ok. Ricarichiamo. E torniamo sul fucile. Allora, direi che abbiamo raccolto tutto in questa zona. Però prima di uscire avevo visto una porta, eh. No, non è una porta, era un muro. Quindi sì, giusto, usciamo all'esterno di qua. Possiamo lasciarci cadere? Ok.
va benissimo. Qui la corrente è fortissima. Devi stare molto attento, intesi? Ci proviamo, Abby. Tu, ma io no. Qua sotto non c'è niente da prendere, vedete che c'è un crostone di roccia. Vai a B. Bambina più agile di noi, non è per dire. Proviamo di qua, vediamo se c'è qualcosa nascosto sui bordi, sui cigli. Là, vedete, là sotto non c'era niente da prendere, anzi credo che saremmo caduti in acqua per la rapidità del salto. Ascoltiamo, pare che non ci sia niente, nessuno. Una nota. Maledizione. Chi è? Non lo so. Non è un lupo. Saremo migliaia. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Certo. Come vedete è una lista di un baratto possibile. Quindi Erin era disposta ad accettare quelle merci lì. O magari gli dovevano pagare il pizzo, non lo so, questa Erin. Tutta la lore del nostro The Last of Us, di questa apocalisse zombie che arricchisce la nostra esperienza di gioco comunque. Ok, molto probabilmente troveremo un altro banco di prova, ragazzi. Allora, la balestra non possiamo farla, però possiamo fare qualche modifica al fucile che stiamo usando. Possiamo fare la velocità ricarica. Vai. Perfetto. Velocizziamo la ricarica del fucile. Ah, gli abbiamo montato i pallettoni dietro. Ok, molto bene, ragazzi. Che bello che adesso ho i pallettoni pronti lì dietro. Allora, siamo arrivati a un buonissimo tempo di registrazione anche per oggi, quindi sostanzialmente guardiamo cosa c'è qui dentro. Ah, altri pezzi, ma dubito che ci possano servire questi quattro pezzi per fare altre modifiche. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio di questa improbabile alleanza tra Abby e Lem, quindi un lupo e una iena, io vi chiedo di lasciare like, oppure vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale per sapere, attivando la campanella, quando metterò online una nuova parte di The Last of Us, che sta diventando veramente lunghissimo, bellissimo per adesso, quindi mi sta veramente entusiasmando. Ci vediamo alla prossima e grazie ancora di aver visto questo video.